Bentrovati da Gerardo Paterna per la consueta intervista sempre su RaiTV. Quest'oggi abbiamo un personaggio altamente tecnologico, parliamo di Mirko Saini, formatore specializzato su LinkedIn. Ciao Mirko e grazie per essere Ciao qui. Gerardo, grazie per l'invito e buona giornata a tutti. Benissimo. Allora, le consuete tre domande che facciamo agli ospiti, quindi partiamo subito con la tua opinione sulla categoria degli agenti immobiliari. Allora, Così cominciamo dalle cose semplicemente facili. dal mio punto di vista, io credo che gli agenti immobiliari abbiano un problema dal punto di vista proprio comunicativo. Per tantissimi anni sono stati, tra virgolette, abituati a rimanere, come dire, all'interno di una scatola preconfezionata che erano prima i free press, poi i portali tipo casa.it, immobiliare.it, e quindi hanno, diciamo, perso l'abitudine di andare a comunicare e lavorare sul proprio brand che sulla propria persona, perché nel momento in cui tu entri dentro a un contenitore dove ci sono tutti gli altri, sicuramente vai a perdere di identità. LinkedIn chiaramente invece serve a fare il passaggio inverso, cioè serve per andare a costruire la propria reputazione, la propria visibilità, però chiaramente richiede dei forti Impegni, impegni, sforzi, sforzi, perché dedizione. chiaramente c'è un contenitore che è dato da quello che è l'ambiente digitale, ma non è un contenitore del mercato immobiliare e di conseguenza è necessaria una strategia che porti però a valorizzare se stessi, a lavorare più sul proprio nome e non tanto sul prodotto, quindi sulla casa o Certo, quindi sull'immobile. diciamo, non è una vetrina immobiliare LinkedIn, ma è No, la vetrina di se stessi, esattamente. nell'approcciare, voglio dire, alla costruzione di una relazione col cliente. Esattamente, serve appunto per questo, quindi andare a costruire quella che era la reputazione, la relazione, le conversazioni, che sono tutte quelle cose che poi porteranno alla vendita. Però chiaramente non deve essere visto come uno strumento che serve a vendere. Vendere, ok. Quali consigli daresti di base quindi per utilizzare LinkedIn con successo? Allora, Quindi cose da fare e cose da non fare per i neofiti, per chi certo, si. allora, lo dico sempre, cominciamo dalle basi. Le basi sono andare a preoccuparsi di ciò che viene detto in rete di noi. Se voi fate la prova, ognuno di voi fa una prova di mettere nome e cognome su Google, il profilo LinkedIn, se l'avete chiaramente, è il primo, se no, o al massimo il secondo risultato che Google restituisce per quel tipo di ricerca. Quindi, lo dico sempre, cosa fare? Quello che avete scritto vi rappresenta? Vi aiuta nel vostro business? Se sì, siete ben messi, potete già cominciare. Se no, io direi che è bene lavorare da lì. Quindi, cosa si fa? Si costruisce un profilo. Anche una persona, un agente immobiliare che sostiene di non aver tempo, che ormai è una bugia, secondo me, oppure non ha voglia perché non se lo sente, ma un buon profilo LinkedIn vi aiuta a, come dire, a tutelare la vostra reputazione, anche se non, appunto, non volete utilizzarlo come strumento di costruzione di reputazione attiva, costruzione di relazioni e poi vendita. Secondo te, quali sono le criticità di uno strumento come LinkedIn? Allora, le criticità sono gli errori che poi sono essenzialmente due. Il primo è quello di non avere una visione clientocentrica, ma troppo egocentrica. Quindi un profilo LinkedIn costruito sul io sono, io ho fatto, io faccio, io farò, io ho fatto, io farò, questo non funziona. Lo dico sempre, no? In maniera molto grezza. Ai nostri clienti non interessa nulla di noi fino a quando non cominciamo a parlare di loro. Di conseguenza, dovete avere ben chiaro che tipo di informazioni il vostro potenziale cliente, comunque esso sia, vuole sentirvi dire, e dategliele. E quindi anche nella costruzione del profilo LinkedIn andare a capire, ok, quali sono i problemi che normalmente un cliente riscontra quando ha a che fare con un agente immobiliare, quando vende casa, quando cerca casa, quando ha un patrimonio da gestire, quando cerca un'operazione immobiliare. Ah, questo dovete un attimino deciderlo voi a seconda di che tipo di mercato aggredire. Fatto ben chiare questo tipo di domande,
mettere chiare, ben scritte le risposte e andare a costruire un profilo LinkedIn tenendo in considerazione questo tipo di informazioni. Perché se io ho fatto io qui, io là, io su e giù, al nostro cliente non gli interessa, non gli interessa nulla. Ho notato che negli ultimi mesi che LinkedIn sta sempre più somigliando a Facebook per qualità di contenuti, ovvero che ci sono tanti personaggi, soggetti che cominciano a pubblicare la foto della vacanza, cani e gatti, il tramonto, certo. eccetera. Come giudichi questa attuale situazione, ma soprattutto è un trend che si affermerà oppure insomma rimarrà un ambito un po' più professionale? Allora, ha un nome questo fenomeno, si chiama settembre eterno. Se tu vai a cercare su Google, Wikipedia, le spiega proprio settembre eterno. Cioè, sostanzialmente cosa funziona? Cioè, che cos'è questo settembre eterno? È quando in un ambiente, non solamente LinkedIn, in un ambiente digitale, frequentato fino a quel momento dai primi, quindi se sono date delle regole di comportamento, etiche, quant'altro, un'etichetta, questo ambiente viene invaso dai frequentatori di seconda generazione che cosa hanno fatto? Non hanno seguito, non hanno guardato come chi c'era dentro prima di lui utilizzava questo social network, ma ha replicato comportamenti da Facebook okay. Perché è il primo social network con il quale ognuno di noi è venuto in contatto e non ha fatto altro che prendere e replicare tale comportamento. Cosa ha ottenuto? Ottiene il fatto che non funziona un certo comportamento. Secondo, va in contrasto con quello che con chi c'era prima di lui. È un po', io faccio sempre l'esempio del bicchiere con un pochino di sabbia in fondo, in cui è tanto tempo che è lì, l'acqua è cristallina, però il fondo c'è. Nel momento in cui tu versi all'interno di questo bicchiere, si agita il fondo e si va a sporcare. Io penso che sia comunque un aspetto positivo, vuol dire che la piattaforma è viva, vuol dire che ci sono ogni giorno persone nuove, chiaramente bisogna un attimino difendersi, tutelarsi, quindi questo è molto importante, guardare chi accetterà la propria rete, perché ogni persona che si accetta è una persona che poi influenza la tua reputazione. Dimmi chi sei, poi ti dirò una cosa, per l'amor di Dio, poi ci sono tanti strumenti, no? LinkedIn permette di andare a dire ok, questa persona è all'interno del mio network, ma non voglio vedere quello che pubblica perché di gattini, di tramonti ne ho già abbastanza su di Facebook, là. Dico a LinkedIn di non escluderlo, ma io utilizzo l'aggettivo, lo silenzio, cioè il verbo silenziare, sì. No? Dico a LinkedIn non voglio più vedere. Se uno si tutela in questo modo, in modo da avere un home page, un feed, un flusso di informazioni utile, senza per forza di cose prenderlo e cacciarlo proprio a rete, che certo, chiaramente è una dichiarazione di guerra. Ok. Allora, segnaliamo a chi ci segue eventualmente il tuo blog, dal quale attingere qualche informazione, magari chiunque voglia mettersi in contatto con te, quindi l'appello. Allora, se volete cominciare a imparare a guardare un attimino come muoversi in LinkedIn, io ho due strade. O andate sul mio profilo LinkedIn, Mirko Saini, Mirko con la scritta con la K, e su quel profilo ci sono più di 100 articoli che parlano di come utilizzare, che insegnano come fare a utilizzare questa piattaforma. O se invece preferite andare a utilizzare il web o Facebook, c'è linkedin.it, che è il mio blog, dove trovate esattamente gli stessi contenuti. Quindi c'è chi preferisce utilizzare LinkedIn, quindi va sul mio profilo, lì ho in Pulse scritto più di 100 articoli, o gli stessi li potete trovare tranquillamente su quello che è il mio blog, linkedincaffè.it. Benissimo, allora salutiamo a questo punto Mirko Saini, formatore specializzato su LinkedIn. Grazie Mirko per essere intervenuto. Grazie a te Gerardo e buona giornata a tutti. Bene, e allora da Mirko e da Gerardo un saluto a tutti e ci rivediamo alla prossima intervista. A presto.